Eccoci. Bene, buonasera a tutti. Sono contenta questa sera di presentarci Maria Grazia Dallai, che ci parlerà di un argomento molto interessante, le donne tipografe nella Lione del Cinquecento. Esistevano, siamo molto contenti di saperlo e di approfondire questo argomento. È un tema che Maria Grazia ha approfondito perché è stato oggetto della sua tesi di dottorato. È bibliotecaria alla Biblioteca Finzi dell'Università di Verona e si è preparata nell'ambito della storia dell'editoria, della francesistica in ambito umanistico-rinascimentale. E diceva che forse, dato che questo è stato l'argomento della sua tesi di laurea, ovviamente parlarne condensandolo in, mi diceva poi che alle 7:30 lei è in biblioteca, alle 7:30 la biblioteca chiude, quindi mi diceva che potrebbe essere un po' difficile riuscire a condensare tutto, che magari voleva approfondire soltanto su una di queste signore, ma vediamo un po' come procedere. Noi alla Lus Club siamo abbastanza easy e informali, quindi do senz'altro la parola a Maria Grazia. Ecco, grazie mille. Siamo pronti. Bene, mi Ciao. sentite? Sentiamo benissimo, sì, Allora, grazie. intanto ringrazio Chiara per avermi invitato questa sera, il grafico Matteo Morelli e tutti i partecipanti che mi stanno seguendo. Il soggetto che presenterò è preso dalla mia tesi di dottorato che avevo discusso giusto 2 anni fa qui all'Università di Verona. Ed è intitolata Il ruolo delle donne nella produzione e nel commercio del libro a Lione nel XVI secolo. E nella mia tesi avevo analizzato l'attività di 3 editrici lionesi, Jean Giunta, Sibylle Delaporte e Denise Barbou. Visto il tempo limitato, questa sera mi proponevo di parlarvi solo di Denise Barbou, figlia del tipografo Jean Barbou, e in seguito moglie dell'editore lionese Baldassare Arnoulet. E se magari ci saranno altre opportunità, vi parlerò anche delle altre 2 editrici. Ho scelto di parlare stasera di Denise Barbou, vedova di Baldassare Arnoulet, perché sebbene abbia pubblicato solo nell'arco di 2 anni, dal 1557 al 59, per un totale di 19 pubblicazioni, i suoi libri mi sono piaciuti in modo particolare in quanto sono tutti libri di botanica che contengono le illustrazioni di piante, di fiori, di animali e di apparecchi utili alla distillazione dei principi attivi contenuti nelle erbe e nei fiori. E, vediamo se riesco a condividere lo schermo. Allora, va, condividi. Allora, tra l'altro volevo dirvi anche che queste 3 editrici sicuramente si conoscevano tra di loro, perché Jean Giunta era la figlia di Jacques Giunta, famoso editore di origini italiane. Sibylle Delaporte era la figlia dell'editore lionese Hugues Delaporte e entrambi i loro genitori facevano parte della Compagnie des Libraires de Lyon, che come molti sapranno era un'associazione di editori e di librai che mettevano insieme le proprie risorse per stampare dei libri in grande formato, e che trattavano di un argomento preciso. In genere erano libri di diritto in lingua latina che venivano smerciati in tutta Europa, in quanto il latino era una lingua un po', diciamo, come l'inglese oggi, ecco. E Denise Barbou, invece, aveva il marito, Baldassare Arnoulet, a cui Hugues Delaporte affidava sempre la stampa di diverse edizioni da parte della Compagnie des Libraires de Lyon.
adesso vi spiegherò durante questa lezione, diciamo. E adesso vi parlo un pochino della situazione delle donne durante il XVI secolo a Lione. Le donne e gli uomini avevano un rapporto e una identificazione con il lavoro assai diversi. Nei maschi il percorso professionale e la posizione economica erano condizionati in gran parte dall'età, dal ceto e dalla formazione. Anche per le donne contavano l'età e il ceto, ma erano più importanti gli eventi biologici e sociali che scandivano la loro vita, come il matrimonio, la maternità e la vedovanza. Mentre gli stadi della vita di un uomo erano caratterizzati dalla sua posizione nella scala gerarchica del lavoro che svolgeva, garzone, apprendista, lavoratore dipendente, datore di lavoro, quelli della donna dipendevano dal suo stato civile, nubile, coniugata, vedova. L'attività femminile prendeva posto all'interno dell'impresa tipografica a fianco del padre, del fratello o del marito, ma difficilmente il nome della donna veniva riportato sul frontespizio o nel colofon dell'opera stampata, dove figurava sempre quello della figura maschile che portava avanti il lavoro dell'officina tipografica. L'assenza delle donne nei mestieri legati alla storia del libro desta infatti grande stupore, grande sorpresa, dal momento che si riscontra, al contrario, una significativa presenza femminile nei vari momenti della produzione e circolazione di tale manufatto, dalla lavorazione degli stracci per produrre la carta all'organizzazione dell'officina tipografica. Qua vediamo, questa è l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, dove ci sono delle donne che lavorano in una cartiera, in un atelier per fondere i caratteri, e poi altre attività sempre legate ai mestieri del libro. Dalla decorazione alla vendita dei volumi. Negli atelier dei tipografi la pressa era però un lavoro da uomini. I mestieri di tiratore e battitore erano molto faticosi e richiedevano un fisico robusto e una fatica protratta da 14 a 16 ore al giorno. L'unico lavoro in tipografia cui poteva eventualmente dedicarsi una donna sarebbe stato quello della composizione, ma solo una piccola percentuale di donne leggeva abbastanza bene da poter aiutare nella composizione di testi e nella rilettura delle bozze. Infatti Jean Giunta sapeva leggere, ma non sapeva neanche apporre la propria firma, perché a quel tempo le attività di lettura e di scrittura erano separate. Quando i bambini andavano a scuola erano due attività separate, quindi molte donne sapevano leggere ma non scrivere. Jean Giunta difatti, quando doveva apporre la propria firma a un atto notarile o a un documento, era un'altra figura maschile, o il marito o il figlio, che firmavano per lei. Ciononostante era diventata una grande editrice lionese. È molto difficile cogliere tutta la portata del lavoro femminile per la scarsità di fonti e di documenti scritti, ma possiamo dedurre che all'interno di una bottega tipografica le donne, vista la loro propensione all'attività manuale, unita a una lodevole precisione nello svolgerla, portassero a termine svariate mansioni, come ad esempio mescolare l'inchiostro, pulire gli attrezzi, far asciugare i fogli di carta, tenere in ordine la bottega. In alcuni casi capitava che le donne svolgessero il lavoro di vendita per conto del marito. Infatti, chi possedeva una tipografia aveva anche una bottega dove poter vendere i propri libri. In questo caso era spesso una donna che svolgeva questo compito.
Certamente l'autonomia maggiore si riscontrava tra le vedove, unico status che permetteva loro di gestire appieno un'azienda. Lo stato vedovile riusciva a conferire potere e visibilità al lavoro femminile, soprattutto all'interno di mestieri regolati dalle corporazioni. In questo modo la donna poteva diventare depositaria del mestiere del coniuge, mantenere la bottega dove si svolgeva il lavoro e dare così una garanzia di occupazione ai propri figli maschi. Alla vedova veniva concessa la possibilità di continuare l'attività del marito, essere padrona di bottega, qualche volta di tenere dei lavoranti, di istruire figli e di dirigerli. Numerose sono le vedove di stampatori il cui nome è documentato nei registri delle corporazioni, in cui sono sempre registrate sotto la denominazione vedova di. Infatti, nella città di Lione, durante il Cinquecento, ho trovato tantissime donne stampatrici che continuavano l'attività dopo la morte del marito. Ma troviamo anche delle stampatrici che datano e firmano le edizioni uscite dai loro torchi, come per esempio Jean Giunta e Sibylle de la Porte, poterono mettere il loro nome sul frontespizio delle pubblicazioni delle loro edizioni. Ecco. Molte di loro succedettero al marito il tempo necessario per trasmettere l'attività a un altro stampatore che spesso sposano, oppure nell'attesa di un figlio prenda il loro posto, o ancora in associazione con un membro della famiglia, ad esempio un fratello o un genero. Alcune di loro hanno esercitato la professione da 2 a 10 anni nel corso del XVI secolo, e altre hanno saputo continuare per molto tempo una carriera indipendente. Ma sulle donne tipografe, davvero una folta schiera, è sceso un velo sollevato finora solo dall'interesse di alcuni studiosi. È auspicabile che queste ricerche possano continuare per rintracciare notizie di stampatrici e lavoranti in tipografia, per farci maggiormente conoscere campi di attività in cui uomini e donne lavoravano insieme e potevano collaborare a particolari imprese editoriali. Tutte queste donne impiegate nel lavoro nelle tipografie, sia che fossero vedove oppure figlie, mogli, sorelle di stampatori, ebbero un ruolo importante e seppero sicuramente portare avanti il proprio lavoro con grande competenza e dignità. Denise Barbou fu una delle numerose donne tipografe che operarono nella città di Lione nel XVI secolo. Come ho sottolineato, nel Cinquecento le donne, oltre a occuparsi dei lavori domestici, dei figli o dei fratelli più piccoli, sovente dovevano aiutare il padre o il marito ed essere un sostegno nel loro lavoro quotidiano. Denise era la figlia maggiore dello stampatore Jean Barbou. Qua vediamo il colophon dello stampatore Jean Barbou, padre di Denise, detto il normanno perché proveniva dalla Normandia e si era stabilito nella città di Lione con la sua tipografia. Nel 1541 Denise Barbou sposò Baldassar Arnoulet, che era apprendista presso la bottega tipografica del padre. Alla morte di Barbou, avvenuta l'anno successivo, fu Baldassar Arnoulet, il marito di Denise, a portare avanti la conduzione della bottega, in quanto il figlio di Jean Barbou aveva solo 4 anni. Possiamo supporre che Denise Barbou aiutasse il marito nella conduzione dell'atelier, in quanto, come molte figlie di artigiani, aveva avuto la possibilità di apprendere l'arte tipografica dal padre. La bottega tipografica godette da quel momento di un periodo di grande prosperità.
dovuto, secondo Henri Baudrier, lo studioso Henri Baudrier, oltre alla bravura di Baldassare Arnoulet, anche al sostegno dell'editore Hugues Delaporte, che avevo nominato prima, che fu anche il padrino del piccolo Hugues Barbu. Difatti lo tenne a battesimo. Hugues Delaporte era allora uno dei più grandi librai lionesi e certamente il più importante committente della Grande Compagnie des Libraires. Egli si interessò a questo atelier già dai primi anni della sua esistenza e, riconoscendo le doti e l'abilità di Baldassare Arnoulet, gli affidò la stampa di varie pubblicazioni in grande formato della Compagnie des Tests. Qua vediamo una pubblicazione della Compagnie des Tests e nel colofon il nome del marito di Denise Barbu, Baldassare Arnoulet. Non sappiamo quanti torchi possedesse Baldassare Arnoulet e né quanti apprendisti e compagnon ebbe alle sue dipendenze. Sappiamo però che dopo alcuni mesi di gestione della piccola azienda cominciarono a circolare dei volumi che portavano sul frontespizio il suo nome, accompagnato dalla marca tipografica, un mostro marino che regge una spada e due piatti di una bilancia con i motti Iusto violentia cedit e iubilo in extremis. Baldassare, divenuto editore, riuscì a aumentare notevolmente i profitti derivanti dal suo lavoro e a partire dal 1546 decise di dare una svolta determinante alla sua produzione. Si specializzò nel settore del libro illustrato e nel 1547 stipulò un contratto con l'incisore Clément Bussy per l'incisione di vignette destinate a illustrare l'erbario di Léonard Fuchs. Il Baudrier afferma che Arnoulet si rese conto che il suo grado di istruzione non era sufficiente a garantire la correttezza dei suoi testi e che aveva la necessità di un collaboratore più istruito per garantire ai suoi libri una qualità testuale all'altezza di quella tipografica. Baldassare Arnoulet decise quindi di assumere un correttore, figura presente solo in poche e importanti stamperie, affidando l'incarico a Guillaume Garou. Iniziò così un periodo di molto fecondo di collaborazione tra i due colleghi. Arnoulet stampò negli anni che seguirono, oltre alla consueta serie di opere giuridiche per conto di Hugues Delaporte, un buon numero di testi dei quali era egli stesso l'editore, quasi tutti bene illustrati e in massima parte portavano il segno della sua collaborazione con Guillaume Garou. Per esempio, questa incisione è tratta da uno dei libri di Baldassare Arnoulet, che rappresenta la città di Lione nel XVI secolo. Mi sono dimenticata di dirvi che la città di Lione ha un centro storico molto conservato ancora molto bene, dove sono presenti edifici medievali e anche edifici del XVI secolo e anche la famosa Rue Mercière, dove nel XVI secolo si erano installati la maggior parte degli stampatori e degli editori. La Rue Mercière c'è ancora oggi e formavano una grande comunità, si conoscevano tra di loro e praticavano anche l'endogamia, che era una pratica molto diffusa tra le famiglie dei librai e degli editori lionesi. Cioè, magari la figlia di un editore sposava il figlio di un altro editore, per esempio Sibylle Delaporte, figlia di Henri Delaporte, scusate, Hugues Delaporte, aveva sposato Henri de Gabbiano, una grande famiglia di origine piemontese, e questo veniva fatto per mettere insieme le proprie risorse e dare maggior forza all'unione di queste due famiglie.
ritornando a Baldassare Annoulet, il marito di Denise, purtroppo la carriera di questo grande editore lionese si concluse dopo aver dato le stampe nel 1553 la Cristianismi Restitutio di Michele Servetto. In quanto a seguito di questa pubblicazione, il marito di Denise Barbu venne accusato di eresia e rinchiuso alcuni mesi nelle prigioni di Vienne. Vienne è una cittadina vicino a Lione. Uscito di prigione, trascinò stancamente gli ultimi anni della sua esistenza, durante i quali le sue idee riformate finirono per soccombere. Si dedicò a un'attività editoriale che rifuggiva da qualsiasi proposta innovatrice e si spense a Lione nel 1556 all'età di 40 anni. Guillaume Garou, marito di Jacquette, la sorella di Denise Barbu, era tornato a lavorare nell'officina tipografica, poiché, come riferisce il Baudrier, si era rapacificato con la famiglia Barbu dopo le tristi vicissitudini seguite alla stampa dell'opera di Michele Servetto. Infatti era stato proprio lui a spingere Baldassare Annoulet a pubblicare la Cristianismi Restitutio, ma era riuscito a fuggire in tempo per evitare il carcere. Quindi alla morte di Baldassare Annoulet fu sua moglie, Denise Barbu, che sotto la denominazione Veuve de Baldassare Annoulet portò avanti la gestione della bottega fino alla maggiore età del fratello Hugues. A partire dal 57 fino al 1559, dall'atelier condotto da Denise Barbu e Guillaume Garou in qualità di correttore, uscirono 19 opere. Sul frontespizio o sul colofon dei volumi troviamo le seguenti sottoscrizioni in latino o in francese: Apud viduam Baldassaris Arnoletti, Escudebat vidua Baldassaris Arnoletti, chez la veuve de Baldassare Annoulet, imprimé à Lyon par la veuve de Baldassare Annoulet. Denise Barbu pubblicò solamente testi di botanica, molti dei quali precedentemente già editi dal marito Baldassare. La scelta di pubblicare unicamente opere inerenti a questa materia potrebbe derivare dal fatto che nella bottega erano ancora presenti i testi di Dioscoride, Amatus Lusitanus, Fuchs e Gesner e le matrici xilografiche incise da Clément Bussy, a cui Baldassare Annoulet aveva affidato il compito di riprodurre piante e fiori per la stampa dell'erbario di Fuchs nel 1549. Probabilmente la scelta di non stampare più testi religiosi era dovuta alle vicissitudini occorse al marito in seguito alla pubblicazione dell'opera Cristianismi Restitutio. Alcune delle opere pubblicate da Denise Barbu erano edizioni condivise con i seguenti editori lionesi: Guillaume Rouillet, Antoine Vincent, Massé Bonhomme, Thibaut Payen. Le tirature condivise tra Denise Barbu e questi editori erano un modo per spartire le spese. Come vedete, c'è la marca tipografica di Guillaume Rouillet sul frontespizio e nel colofon il nome della vedova di Baldassare Annoulet. E anche qui sul frontespizio vedete il nome di Thibaut Payen e nel colofon il nome della vedova di Baldassare Annoulet. Queste tirature condivise tra Denise Barbu e questi editori erano un modo per spartire le spese per la stampa di un libro. Pubblicare un'opera costava parecchio denaro. Vi era il costo della carta, dell'inchiostro, della manovalanza che lavorava nella bottega. A tutto questo si aggiungevano l'acquisto delle attrezzature che servivano nell'atelier, come il torchio, i caratteri, le matrici per eventuali illustrazioni da inserire nel testo, le tasse da pagare, i costi dell'affitto della bottega, eccetera.
Inoltre, pubblicare un libro comportava sempre dei rischi, perché non sempre le copie stampate erano vendute con facilità e se potevano restare in giacenza nel magazzino per parecchio tempo, alle volte anche degli anni. E comunque Denise Barbou stampò prevalentemente, cioè solamente opere di botanica, perché probabilmente erano anche opere che erano richieste dal mercato in quel, in quel determinato periodo. Erano opere che venivano utilizzate dai farmacisti, dai medici e dagli studenti delle facoltà di medicina. Quindi attraverso le fiere che si svolgevano nella città di Lione, questi libri venivano smerciati con facilità. Non vi ho detto che le fiere di Lione erano si svolgevano quattro volte all'anno, a gennaio, a Pasqua, in agosto e nella festività di ogni santi. Quelle più dove con più affluenza erano quelle di Pasqua sicuramente e di agosto, un po' meno a ogni santi, e quelle di gennaio vi era un'affluenza minore, perché ovviamente le strade erano più difficili da percorrere per via della neve o del tempo avverso. Nel 1560 Hugues Barbou, il fratello di Denise, divenuto maggiorenne, sostituì la sorella nella gestione della bottega e ne conservò la direzione fino al 1565. Lo studioso Henri Baudrier riferisce che la situazione della tipografia, dopo l'arresto di Baldassare Arnoulet, era andata sempre peggiorando e Hugues Barbou, non essendo stato in grado di ristabilirne l'antico splendore, liquidò la stamperia e si stabilì a Limoges, dove darà vita a una famiglia, una dinastia di editori che arriveranno fino alle soglie del 1800. Come ho detto, le edizioni di Denise Barbou, pubblicate tra il 1557 e il 1559, assommano a 19, tenendo conto anche delle edizioni condivise con altri editori lionesi. Il dato numerico potrà con il tempo subire un incremento, considerando che molte biblioteche, sia italiane che estere, non hanno ancora catalogato il proprio patrimonio librario antico, oppure ne stanno ancora ultimando la catalogazione. I formati utilizzati dall'editrice lionese furono il quarto e l'ottavo, in misura leggermente minore il sedicesimo. Come il marito, Denise Barbou preferì i formati più maneggevoli. L'ottavo in particolare, che permette di realizzare libri che si possono portare in viaggio e leggere senza il supporto di un leggio e che hanno un costo contenuto in grado di attirare un pubblico più ampio. I libri pubblicati da Denise Barbou trattano di botanica. Qua c'è un'edizione dell'Histoire delle piante e descrivono le proprietà curative delle piante ed erano rivolti a un pubblico di medici e farmacisti che dovevano per necessità disporre di uno strumento di studio pratico e maneggevole. È per questo motivo che si spiega la scelta del piccolo formato e delle innumerevoli illustrazioni di piante e di fiori che si trovavano in queste opere. Nel XVI secolo i libri che trattavano di botanica erano pubblicati nella maggior parte dei casi in piccolo formato. Le opere di farmacopea, che era l'arte di preparare i farmaci, ad esempio, erano generalmente in piccolo formato ed erano destinate più ai farmacisti che ai medici, in quanto essi disponevano di mezzi finanziari più limitati rispetto a questi ultimi. In formato in foglio invece troviamo più frequentemente le compilazioni botaniche, le enciclopedie e gli erbari di uso medico.
Le edizioni in piccolo formato erano destinate anche agli studenti di medicina, poiché le escursioni botaniche erano divenute una tappa indispensabile per i loro studi. Infatti, il piccolo formato era più pratico e maneggevole e soprattutto meno caro, in quanto il prezzo della carta rappresentava una parte importante nel costo di produzione di un libro. Ritornando a Denise, ho appurato che pochi esemplari delle sue opere sono giunti sino a noi. Questo si potrebbe spiegare nel fatto che questi libri di piccolo formato erano destinati a essere utilizzati e manipolati con grande frequenza, spesso in maniera poco attenta, e proprio per questo motivo sono andati distrutti o perduti. Mi vengono in mente anche gli almanacchi oppure la stampa musicale, che spesso non è arrivata fino a noi proprio perché veniva manipolata con grande frequenza, anche in maniera poco accorta. Nel corso del XVI secolo, grazie all'invenzione della stampa a caratteri mobili, vennero pubblicati molti testi che trattavano di botanica. Varie opere furono scritte nelle diverse lingue volgari. L'utilizzo del volgare nelle opere di botanica si può spiegare nel carattere pratico e funzionale che questi libri dovevano avere. La maggior parte di questi testi trattavano di agricoltura, di orticoltura e di giardinaggio ed erano scritti in lingua volgare oppure venivano rapidamente tradotti poiché erano destinati a un pubblico di proprietari terrieri che possedevano poche nozioni della lingua latina. Non bisogna dimenticare però che nel secolo XVI la botanica era strettamente legata alla medicina e la maggior parte dei botanici erano anche medici. In diverse università, come ad esempio in quella di Montpellier, lo studio di una disciplina era il complemento necessario allo studio dell'altra. I medici che decidevano di apportare il loro contributo alla farmacopea scrivevano i loro testi in latino, che venivano rapidamente tradotti in volgare per essere utilizzati anche dai farmacisti e dagli speziali che conoscevano poco la lingua latina. Nei libri di botanica il passaggio dal latino al volgare avvenne grazie all'onomastica, poiché i nomi delle varie piante venivano dati in diverse lingue, e questo permise lo sviluppo di un lessico specializzato. Questa è una pagina tratta da un'opera stampata da Denise Margoux, dove vediamo la pianta dell'aglio, che è il nome è tradotto in greco, in latino, in spagnolo, in italiano, in francese, in arabo e in tedesco. Tornando alle opere pubblicate da Denise Margoux, posso asserire che 9 edizioni sono in lingua latina, mentre 10 edizioni sono in lingua francese. Nel XVI secolo le illustrazioni che appaiono nei libri di botanica assumono sempre di più un valore scientifico e diventano il supporto di una conoscenza che diviene progressivamente più precisa. Coloro che raccoglievano le piante, gli erboristi e i farmacisti, dovevano essere in grado di distinguere con certezza 2 specie simili, di cui una poteva essere tossica, mentre l'altra era in grado di curare il paziente. Ecco allora che l'immagine delle piante divenne per lo studioso un completamento al testo scientifico scritto. Qua vediamo anche l'immagine sempre dell'incisore Clément Bussy che rappresenta un coccodrillo, dove qui si dice che la carne del coccodrillo serviva per curare determinate malattie. Le illustrazioni non sono presenti in tutti i libri di botanica, le troviamo soprattutto negli erbari, nei testi di agronomia e di farmacopea. In questi ultimi le incisioni rappresentano soprattutto gli apparecchi utili per la distillazione. Questi sono altri libri sempre di Denise Margoux con delle illustrazioni.
nei libri di farmacopea troviamo le incisioni che rappresentano gli apparecchi utilizzati per la distillazione dei principi attivi contenuti nelle piante e nei fiori. Denise Barbu, dopo la morte del marito, pubblicò diverse edizioni di opere di Leonard Fuchs, Conrad Gesner, Amatus Lusitanus e Dioscorides Pidanius, nelle quali appaiono le bellissime illustrazioni di Clément Bussy, già utilizzate dal marito, che rappresentano piante, animali e apparecchi utili alla distillazione. Per quanto riguarda l'ornamentazione presente nelle opere stampate da Denise Barbu, ho notato che, a differenza del marito, la vedova Arnoulet utilizzò un particolare fregio tipografico nel colophon dei suoi libri, una sorta di marchio a chiusura dell'opera. Denise Barbu utilizzò la marca già impiegata da suo marito Baldassare Arnoulet, che rappresenta un mostro marino con la testa di cavallo, il corpo squamoso di serpente e la coda biforcuta di balena. Nella marca sono presenti anche una spada e due piatti di una bilancia, attributi della giustizia. Il significato della marca si desume dal motto Iusto violentia cedit, la violenza è sconfitta dalla giustizia. In questo caso la violenza, simboleggiata dal mostro marino, è sconfitta dalla giustizia, rappresentata dalla spada e dalla bilancia. Queste due marche vennero entrambe disegnate da Pierre Escrich, o Pierre Escrich, non so mai la pronuncia precisa, che era un incisore molto rinomato a Lione in quel periodo. E il marito di Denise utilizzò 7 marche tipografiche. Denise ne ho 7 varianti di questa marca tipografica. Denise ne utilizzò solo 2 a seconda del formato che aveva il libro. Poi un lavoro che ho fatto è stato quello di fare il confronto tra le opere stampate da Denise Barbu e le opere di botanica, ovviamente stampate dal marito. Siccome ho trovato molte opere di Denise Barbu che aveva stampato il marito, che avevano lo stesso titolo, lo stesso formato, lo stesso numero di pagine, la stessa segnatura, ne avevo dedotto che forse la vedova aveva in magazzino tutta una serie di opere del marito e le aveva rinfrescate sostituendo il frontespizio e il colophon, mettendo il suo nome e la nuova data. Poi invece, confrontando pagina per pagina le opere del marito, l'opera del marito con quelle della vedova, ho scoperto che è vero che avevano lo stesso numero di pagine, la stessa segnatura, lo stesso titolo, lo stesso formato, però l'impaginazione del testo era completamente diversa. Questo significa che Denise Barbu, nella sua tipografia, aveva ristampato nuovamente, impaginato nuovamente, ricomposto nuovamente le opere del marito e le aveva rimesse, le aveva messe in produzione. E poi ho scoperto che c'è un'opera tra tutte queste, oltre a quelle che aveva stampato insieme a qualche editore in edizione condivisa, ce n'è una che è stata stampata ed è completamente diversa da quelle fatte dal marito. Quindi questa vedova ha dimostrato nell'arco di 2 anni di avere una certa capacità imprenditoriale, una certa conoscenza anche del mestiere del libro e ha stampato
diverse opere, insomma, nell'arco di 2 anni. Quest'opera, per esempio, che è un'opera di Dioscoride con le annotazioni di Amatus Lusitanus, porta le annotazioni del medico francese Robert Constantin. Invece il marito aveva stampato queste 2 opere, che sono sempre di Dioscoride, però con le annotazioni del medico francese Jean Rouel, e questa sempre di Dioscoride con le annotazioni di Andrea Mattioli, che era un medico italiano. Quindi questa vedova, secondo me, ha dimostrato nel suo piccolo una grande capacità e una grande competenza, insomma, nel suo lavoro. Poi volevo farvi vedere, se riesco, condividi lo schermo. Oh. Condividi. Che ho creato gli annali di questa stampatrice. Non so se li vedete. Sì, sì, si vedono, grazie. Va bene. Sì. Dove ho messo, sì, l'autore, il titolo, le note tipografiche, il formato, la segnatura, le pagine, i repertori dove è presente, o i cataloghi online dove è presente quest'opera, e le biblioteche che conservano quest'opera. Poi ho messo anche la foto del frontespizio e del colofon dell'opera che ho visionato. C'è un asterisco dove che dice che è l'opera che ho visto de visu. Come potete vedere, sono presenti in poche biblioteche questi esemplari, probabilmente perché, come ho detto prima, questo è un esemplare in sedicesimo, erano opere che venivano manipolate e consultate spesso da farmacisti, studenti, speziali, e quindi col tempo sono andate, si sono rovinate, sono andate distrutte. Ecco, scorro un po' brevemente gli annali. Questa è sempre la stessa opera, fatta in condivisione con, in edizione condivisa con l'editore Antoine Vincent, e anche qui si trova l'esemplare in poche biblioteche. Io ho messo la foto di quella del frontespizio del colofon, di quella che si trova alla Braidense di Milano. Questa è sempre un'altra opera dove c'è la marca tipografica della vedova Arnoulet. Scusate, va avanti e indietro qua. Qui è sempre un'opera in edizione condivisa con Antoine Vincent. Vedete che pochi esemplari che ci sono al mondo. Ne ho trovati veramente pochi. Addirittura c'è un'opera che è la numero 14, mi pare, che c'è solo in una biblioteca, l'ho scovata solo in una biblioteca. Questa, dove c'è la marca della vedova di Baldassare Arnoulet, e l'ho trovata nella biblioteca dell'Università di Edimburgo. Ho trovato solo questo esemplare, quindi un esemplare molto importante, ecco, per lo studio di questa editrice. E poi l'edizione di cui vi dicevo, che è diversa completamente da quelle del marito, è questa, che porta le annotazioni del
del medico francese Robert Constantin, che dimostra insomma la capacità di questa donna di portare avanti la stamperia nell'attesa che il fratello minore raggiungesse la maggiore età, perché questo era un po' lo scopo di queste donne tipografe, aiutare il padre oppure il marito, e una volta rimaste vedove cercare di fare da tramite per trasmettere l'attività al figlio maschio che era ancora in tenera età, insomma, ecco. Bene, mi pare di avervi detto tutto per il momento, ecco, se... Bene, no, Maria, grazie, davvero molto, molto interessante, molto interessante. Io ho subito una domanda da farle al volo, perché mi interessa proprio personalmente. Le varie ricerche nelle biblioteche, per quanto riguarda i testi che non ha visto di persona, le ha fatte online, tipo su motori di ricerca come WorldCat o sui siti singoli, individuali delle biblioteche, o ha utilizzato qualche repertorio in particolare? Allora, io ho fatto ricerche un po' su tutti i cataloghi, sia italiani che esteri. In Italia, SBN, Servizio Bibliotecario Nazionale, poi USTC, Universal Short Title Catalog, e poi ho guardato ovviamente il Baudrier, la bibliografia lyonnaise, e la Wuttlingen, che ovviamente non avevano trovato tutti gli esemplari che ho trovato io, anche perché allora, Baudrier, insomma, poveretto, è vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, non c'erano ancora i cataloghi online, ma ho trovato alcune copie, alcuni esemplari che la Gutlingen non aveva trovato. Sì, ho consultato vari repertori che ho riportato qui negli annali, e i cataloghi, ovviamente il catalogo della Bibliothèque Municipale de Lyon, che conservava diverse opere di questa stampatrice, e poi anche WorldCat, Karlsruhe e altri cataloghi. Ok, no, grazie. Era una curiosità. Giorgio, vuoi intervenire? Sì, volevo intanto ringrazio perché è stata molto chiara l'esposizione ed è stata anche molto piacevole. Grazie. Mi ero posto un problema, cioè problemi, insomma, pongo una domanda, ecco. Lei a un certo punto parla della collaborazione tra Papaian, se ricordo, e Denis, no? E vedo che uno si firma sul colophon, l'altro invece è di solito presente in frontespizio. Sì. Ha una diversa funzione questa, la domanda mia, cioè in sostanza più di, perché il colophon era più per chi scriveva, tipo per il tipografo in sostanza, no? Quindi sì, una funzione maggiormente tipografica, e per chi è su frontespizio una funzione maggiormente editoriale, punto interrogativo. Sì, esatto, è proprio quindi, così. Per capire questa. Sì, nella... questi editori erano tutti molto più importanti di Denise Barbu, come Guillaume Rouillet, con cui ha fatto delle edizioni condivise, e probabilmente avevano anche maggiori possibilità economiche e davano l'incarico a Denise di stampare queste opere. Sì, quindi ritorno alle funzioni classiche, in sostanza. Sì, esattamente. Su all'inizio c'è l'editore, soprattutto, oppure colui che gestisce la circolazione, perché è quella che si vede subito, no? Mentre invece sul cofano è quello dell'antico amanuense, in sostanza, dello scrittore. Sì. Quindi questo certo. Qui dà una, e quindi praticamente vuol dire questo, che l'atelier, diciamo, produttivo rimane suo, in poche parole, fondamentalmente. Sì. E questi probabilmente servono per la commercializzazione. Questa... Sì, è così. Sì, certamente. Grazie. Prego.
Ma a questo proposito notavo che quell'unico esemplare superstite che rimane di quell'opera all'Università di Edimburgo, meno male che abbiamo il nome al frontespizio della vedova, perché ho en passant Sì, letto manca mutilo il colofon. di colofon. Esatto, non c'è il colofon E purtroppo, sì. quindi se manca il colophon, magari chissà lei, magari ne avrà fatti di più ora, magari non ne avrà fatti 200, però magari qualcuno di più e noi non lo sappiamo perché il colophon non è pervenuto, visto che lei soprattutto era al quanti dei 19, in quanti lei compare al frontespizio e in quanti Ecco, invece giusto, compare al giusto. Ah, colophon? allora, nel colophon, in tutti. Sì. Nel frontespizio, nelle opere che non sono in edizioni condivise con Ecco. altri editori. Adesso dovrei controllare il numero preciso, ma insomma, diciamo Ok, metà e metà, ecco, sì, su 19. e Quindi, quindi poi ci saranno quelli che non sono giunti fino a noi, perché avendo pochi numeri sicuramente, bassi, in genere c'è purtroppo. un materiale che va disperso. Quello che lei ha notato prima Purtroppo, mi pare sì, molto, in molto effetti, importante. Poi quando. tenere presente che a noi arriva a volte, e questa è la percentuale, non possiamo mai farla, una parte di quello che è stato, quando si tratta di Esatto. materiali di grande circolazione, è Ah, sì. materiale non fatto per le biblioteche, ma fatto per la circolazione. E Sì, quindi è sì. ovvio che ha un tasso, diciamo, di dispersione altissimo. Difatti, anche redigere gli annali è un E po' infatti è difficilissimo. demoralizzante, è un po' frustrante perché Soprattutto magari i per libri che una ha circolazione stampato di erano questo molti di tipo. più, certamente, sì. Ma e invece le tirature? Si sa più o meno quanti ne stampa, la quantità di Genin? Non saprei. E, È una domanda che resti su senza quel poco che ho risposta. trovato nelle varie biblioteche, sembrerebbe che le tirature non erano molte, però come facciamo a saperlo? Magari questi libri sono andati quel tempo rovinati e distrutti, come dicevo prima. Come la musica stampa oppure gli almanacchi che purtroppo venivano manipolati e non erano messi come le edizioni in foglio con cura sugli scaffali e quindi sono andati perduti, ecco. Erano libri d'uso, non da biblioteca, ecco, per cui restano pochissimi tra di noi. Anzi, siamo fortunati che ci sono rimasti questi. Dobbiamo essere contenti che Ah, ne sì, è sono vero. rimasti alcuni. Sì, è vero. Certo. Ma comunque mi sembra che lei stampasse a dei ritmi abbastanza sostenuti o forse magari normali, perché se ha stampato su per giù 19, Eh sì, meno che infatti. sappiamo, libri in 2 anni, vuol dire quasi, non dico un libro al mese, però Eh sì, è vero, è normale. vero. Sì. È una cosa che è normale, cioè che. Bisogna vedere anche lì se aveva mantenuto i torchi del Certo, marito, bisogna capire se la li teglia aveva com'era. venduti. Bisognerebbe vedere, bisogna trovare anche qualche documento in archivio, è che non è facile purtroppo anche trovare, e magari non si trovano neanche perché non ci sono più, chi lo sa, per vedere quanti operai aveva sotto Sì, di sì. sé, e Si quanti hanno notizie di torchi di. questo tipo quando ci sono dei litigi e si va a discutere, ma se va avanti tranquillamente non c'è nessun tipo di È documentazione. vero, La si sì. Sì. trova quando ci sono dei motivi di contenzioso e si va al tribunale diversamente e non c'è nulla. Ecco, Sì, materiale che non è lascia vero. traccia. A me ha affascinato molto questo mondo di tipografi e stampatori che vivevano a Lione e vivevano tutti vicini uno all'altro, si imparentavano tra di loro. Volentieri. Magari litigavano, come diceva lei, e andavano dal notaio, chi lo sa, però si sostenevano l'uno con l'altro e sposavano la figlia con il figlio di un altro. Insomma, a me ha affascinato moltissimo questo mondo. Probabilmente erano anche un quartiere in cui si trovavano, cioè erano quartieri, diciamo, professionalizzati, molto probabilmente, Sì, come del resto c'era capitava anche a Milano, la tra Rue l'altro. Mercier a Lione, sì, dove erano Sì, stanziati tutti esatto. questi editori. E leggevo che
siccome c'erano i torchi che andavano continuamente, c'era un fracasso e un rumore al quale probabilmente loro ci avevano fatto anche l'abitudine. Ma sono bellissimi anche come si dice, le case che ci sono ancora ben conservate in questa zona, dove ci sono le trabulle, dove si entra da una via e si esce da un'altra, dove ci sono questi cortili, dove probabilmente questi tipografi lavoravano nei vari piani di uno stabile. E magari a piano terra avevano la bottega dove vendevano i libri. Sì. Allora, io ho un'alzata di mano e una domanda da parte di Francesca Nepori che chiede il database della RICI è stato consultato? Il database di? Io leggo quello, non conoscendolo, non so se sia un acronimo, RICI, R-I-C-I, RICI. RICI, a dire la verità no. Un database. Sì. Francesca, se vuoi magari intervenire, dirci esattamente che database sia. Anche senza la telecamera va benissimo. Io senza la telecamera perché sono in déshabillé, diciamo. Anzi, prima di tutto ringrazio l'Aldus e Chiara per avermi dato la possibilità di collegarmi e ringrazio la dottoressa Maria Grazia Dalai per questa bella presentazione. Ci tenevo a poterla sentire perché insomma la figura delle donne in tipografia è molto interessante, soprattutto proprio per anche quello che lei ha evidenziato, no? I rapporti di vedovanza, i rapporti familiari, no? Quindi la ringrazio, molto interessante. Il database a cui io facevo riferimento è quello, l'acronimo è la RICI, appunto, la ricerca sull'inchiesta della Congregazione dell'Indice dei Libri Proibiti, perché effettivamente mappando le biblioteche degli ordini religiosi alla fine del Cinquecento potevano trovarsi magari delle edizioni o delle segnalazioni di libri che attualmente non esistono o le cui edizioni, insomma, i cui esemplari sono scomparsi, ecco. Perché tra l'altro in molti conventi possiamo trovare appunto le erboristerie, quindi i frati che facevano appunto medicina naturale, ecco. Però era insomma un'idea, ecco, che mi è venuta in mente mentre lei parlava degli OPAC e dei vari repertori che ha consultato. Basta. Grazie. Va bene, grazie del suggerimento. Grazie. No, ma per carità, poi magari non si trova nulla. Proverò a consultarlo. Grazie. Grazie a lei. Si trova sul sito della Vaticana perché è stato... Ah, va bene. Prendo nota. Grazie. Scusate, grazie. Non volevo... Grazie, non volevo... no, grazie Francesca. A presto. Grazie. Quello è all'anno grazie 1600, esattamente quello che sta dicendo. Proprio nel 1600 c'è questa che ha ricordato la collega e io sì, l'ho usato diverse volte, ma sì, si può vedere, ecco. Non so però quanto possa essere utile. Bene, lascio la parola al professor Pennato che aveva alzato la mano. Ecco, sì, grazie. Due un paio di cose. Uno, sapere se questi annali saranno pubblicati, perché anche se sono pochi è sempre utile sapere se usciranno in forma cartacea. No? E poi una domanda invece per la nostra Chiara Nicolini. Il valore di questi pezzi se fossero messi sul mercato, no? o anche per Maria Grazia, insomma, magari insomma, tutte e due possono dire un po' la loro, vale Chiara con maggiore esperienza chiaramente, no? Poi visto che è intervenuta Francesca Nepori poco fa, magari lei non l'ha detto ma lo posso dire io, che il 24 di questo mese qui a Roma
si presenterà un suo lavoro che proprio tratta, diciamo così, di questo grande lavoro di censimento fatto appunto nel 1600, quindi Ricci, insomma, no? Questo grande repertorio. Quindi per chi è a Roma no, può andare a sentirlo in via La Casa Prefere dei Cappuccini, in via Vittorio Veneto. Grazie per la pubblicità. Vabbè, ma insomma, era giusto dirlo, perché comunque il lavoro, sì, è interessante, non sempre ci si trova quello che uno pensa di trovarci, però insomma è tra quei repertori che magari vanno consultati, insomma, no? Quindi, e qualche volta possono riservare anche delle sorprese, insomma. Ecco, questo volevo, questa è l'unica, diciamo così, due curiosità, insomma, così, molto, molto banali anche, niente di particolarmente insomma, nuovo. Grazie. Ah, se ho ben capito, vuole sapere se verranno pubblicati questi annali. Questi annali, sì, esatto. E poi la questione del valore. Valori, sì. Ma quello forse risponde con più competenza chiara, insomma. Sì. Io adesso stavo preparando in questi giorni un articolo per una rivista francese dove pensavo di pubblicare questi annali. Ecco. Bene, quindi questo è importante, insomma, saperlo. Mm-hmm. Va bene. Ecco. Ottimo. Allora, per quanto riguarda i valori, ovviamente ci sono parecchie varianti a partire dal tipo di legatura, perché se è in una legatura bella, coeva, in pergamena flessibile, come si potrebbe immaginare un librino, un ottavo destinato alla consultazione di un farmacista, se è una bella copia fresca. In linea di massima, allora, c'è da tenere presente l'argomento che è la botanica, che è un argomento di interesse, con insomma illustrato, siamo nell'ambito delle centinaia barra qualche migliaia di euro, direi, però dovrei fare dei controlli. Sono gli in ottavo, quindi sono forse un po' meno costosi dell'infoglio del Mattioli, per esempio, certo. Gigantesco. Ovviamente poi è anche a discrezione di chi fa la scheda mettere in luce questi aspetti che sono molto interessanti, devo dire, perché c'è tutto un collezionismo in questo momento orientato a ciò che è il contributo femminile nella tipografia, nel mondo del libro, e queste sono cose che io da sempre sottolineo. Per esempio, le incisioni di Suor Isabella Piccina, ogni volta che le scopro in qualche messale lo metto subito in evidenza, dicendo che qualche incisione insomma è firmata da lei. E, per cui sì, devo dire, qualche, a seconda dello stato di conservazione, si va da qualche centinaia a, non direi, un migliaio, 2000, dipende. Poi se fosse una legatura pazzeschissima alle armi di qualcuno, allora lì poi si vende per la rilegatura. Però anche il numero dei pezzi, diciamo, in giro, no? Questo incide. Abbiamo visto che anche il numero dei pezzi che ci sono in giro incide, certo, sul prezzo, visto che abbiamo visto che sono pochi. La rarità incide senz'altro, però non è un fattore determinante la rarità, perché una cosa può essere rarissima, posso avere io l'unica copia al mondo, ma se poi interessa soltanto a me, capito che la rarità è importante, ma diciamo, se è qualcosa che interessa un pubblico molto vasto, ecco, allora se parliamo, non so, della Bibbia di Gutenberg o della Lettera di Colombo, capito? La rarità può senz'altro influire, però direi il range è più o meno questo, secondo me. Comunque si può dire che il libro scientifico attualmente vale di più del libro umanistico? Sì, in questo periodo sicuramente i libri che affrontano soggetti insomma un po' più pratici rispetto alle solite cose di Cicerone, o insomma sono un po' le ristampe, queste ristampe hanno molto meno interesse, le cinquecentine anche tardo, 500 uno se le porta via davvero con poche centinaia di euro, sempre appunto che non siano in una legatura o abbiano una provenienza o qualche... I libri, sì, scientifici e soprattutto di botanica hanno sicuramente un loro interesse,
soprattutto poi in modo particolare se ci sono delle ricette per dei preparati, insomma. Sì. Poi un altro ambito collezionistico che piace molto è tutto quello che ha a che vedere, non so, con le cose un po' particolari. Adesso va molto la stregoneria, i demoni, quindi insomma se uno va un po' a sfogliare e trovare, insomma, il Della Porta per esempio si vende sempre molto bene, perché poi a volte insomma si trovano delle cose, insomma dei suggerimenti abbastanza incredibili. Io mi diverto, poi perdo un sacco di tempo, ma quando li catalogo, perché mi diverto a leggerli, ecco. Comunque sì, direi che più o meno il range è questo. Cioè poi ovviamente avendo una copia sotto mano, potendola studiare, riesco a fare una valutazione più precisa. Certo. Grazie. Bene. Prego. Grazie. Bene, ma c'è qualche altra domanda? Oh, io volevo solo aggiungere che mi sono divertita anche a leggere quello che scrivevano riguardo alle piante e il valore terapeutico, le proprietà curative di alcune piante che valgono anche oggi. Per esempio, mi pare la piantaggine, sembrava che ci fosse scritto che va bene per problemi di gola o di tosse e vale ancora oggi, ecco, quindi è piacevole anche leggere questi libri stampati da Denise Barbu, anche per uno che studia botanica e fa, non so, vuole fare la storia di come si sono evolute le conoscenze, e penso che sia interessante, sì. Insomma, il contenuto. Sì, sicuramente. No, leggere queste cose sempre, perché si scovano delle cose impezzate. Mi ricordo molti anni fa in una copia dei Segreti di Alexis che c'era un paragrafo dedicato a come tingersi i capelli di verde, e rimasi molto stupita. Devo scoprire che i punk esistevano prima, a parte che adesso comunque i capelli verdi vanno, insomma, di moda comunque, non è soltanto una cosa riservata ai punk, ecco. Per quelli che ce li hanno, ovviamente. In effetti. Non mi ricordo, ecco, no, avevo io in realtà un'ultimissima domanda, quando la tipografia passa al fratello Hugh Barbu nel 1560, come mai lui cosa pubblica? Come mai non riesce a mandarla avanti così bene? E invece come mai a Limoges invece gli va bene? C'è qualcosa? Allora, in quei 3 anni in cui il fratello è rimasto e ha lavorato a Lione, ha pubblicato anche lui un libro di botanica, però con poche pagine, poche illustrazioni, ormai anche probabilmente i legni si erano anche consunti, perché anche la carta sembra anche brutta a vedersi, probabilmente non aveva forse più, non aveva l'esperienza della sorella o di Baldassare Arnoulet. Ha pensato, e poi c'è da dire anche che a Lione, nella seconda metà del Cinquecento, come si può dire, l'editoria era andata peggiorando, perché c'erano le guerre di religione, certo, era sopravvenuta la peste nel 1564. Sì. C'erano stati gli scioperi di di tanta manovalanza che lavorava nelle tipografie e protestava per le condizioni di lavoro. Quindi anche per le guerre di religione tanti stampatori ed editori si erano stabiliti a Ginevra. Infatti. Ovviamente anche il fratello di Denise avrà trovato delle condizioni di lavoro che non erano più rose come quando aveva lavorato Baldassare Arnoulet. Immagino che sia andata così, ecco. Okay. Sì, e poi lui quando si sposta a Limoges, che cosa stampa?
Quello non lo so, non l'ho ancora seguito, a dire la verità. No, è un campo vastissimo che si apre in mille direzioni. Esatto, sì, è vero. Sì. So solo che a Lione aveva stampato anche lui un'opera di botanica, ma ha una qualità non proprio all'altezza di quelle di Baldassare Annolé o della sorella. Ecco. Ok. Bene, bene. C'è qualcuno ha qualche domanda? Un attimo che guardo, metto la galleria, perché a volte non mi accorgo se ci sono persone che alzano la mano. Va bene, io direi che se non nessuno vuole intervenire, non ci sono altre domande, ringrazio tantissimo Maria Grazia Dalai per questo intervento così utile e interessante. Grazie. La aspettiamo per parlare delle altre due, ma le altre due sono meno interessanti. No, sono interessanti anche loro, hanno prodotto di più e hanno potuto mettere il proprio nome sulla page de titre, sul frontespizio. Ah beh. Jean Giunta e Sibylle Delaporte. Benissimo. E si possono trattare tutte e due in un solo intervento o facciamo altri due interventi? Magari cercherò di stringere. Ecco, un altro intervento. No, va benissimo, possiamo programmare per magari il prossimo autunno, perché ho già una scaletta abbastanza piena. Va bene, d'accordo. Fino a praticamente giugno dell'anno prossimo. Bene, sono molto contenta, perché è sempre bello approfondire, insomma, sul contributo femminile e approfondire questi studi. Bene. Allora... saluto tutti, ringrazio tutti, ringrazio di nuovo Maria Grazia Dalai. Grazie a tutti per buona aver ascoltato. Arrivederci, buona serata. Grazie ancora. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.